Buonasera a tutti, vi saluto come ogni giovedì sera che facciamo questo incontro, il nostro webinar. Mi sentite? Chiedo un chat, anche la voce, tutto a posto? Benissimo, grazie mille. Chi ancora non mi conosce, mi presento in breve, mi chiamo Beata Sudar. Sono ungherese. Nella mia vita ho lavorato in banca, ho fatto contabilità, ho fatto tante cose e certamente sempre cercavo aziende che cambiare la mia vita. Sempre aspettavo un progetto che è veramente unico al mondo e dovrei dire che sono stata fortunata che 4 mesi, ormai quasi 4 mesi fa, mi hanno fatto conoscere questo fantastico progetto che parliamo oggi. Così, diciamo, tantissime informazioni nuove questa settimana che arrivano e anche per il futuro, certamente. Uno ho già messo qua che fanno una conferenza online, Skyway Internazionale Conferenza, il 18 febbraio alle 10. Che adesso organizziamo anche che sentiamo noi in italiano. Questo sarà, possiamo vedere online, ancora non lo so come, secondo me mettono un tipo link dove possiamo collegarsi. Questa sarà la prossima settimana. Poi, questa è la notizia molto importante riguardo il nostro futuro e il nostro business, perché è arrivato il momento, cambiamento dello sconto, che io sempre dico un cambio di sconto. Cosa sia? Adesso siamo ottavo fase di costruzione e arriva il passaggio alla nona, fase di sviluppo. Questo significa per noi che lo stesso soldi riceviamo praticamente meno titoli, più o meno 30-40% meno, non sappiamo ancora precisamente, sempre decidono al momento. Così abbiamo altro mese, chi vogliono entrare nel business con queste condizioni, certamente anche il futuro sarà ancora buono, però certamente sempre ricevere più a titoli è meglio è. Questo molto molto importante questo mese. Poi un'altra notizia che sarà una conferenza Skyway Capital 8-9 aprile 2017 a Parigi. E questi giorni hanno detto che comunicano e si può leggere dopo anche nel nostro back office. Il costo e locale ancora non lo so. Speriamo che tra poco sappiamo e possiamo organizzarci, andare. Uno perché Parigi è bellissimo e altro per altre informazioni molto importanti che riguarda il Skyway. Ecco, come sempre, presentiamo questa fantastica azienda, si chiama Skyway, che si occupa di una tecnologia innovativa nel trasporto e nelle infrastrutture. Il nostro presidente, sulla foto e la storia di Skyway ha cominciato in 1977, tanti anni fa, circa 40 anni fa, ingegnere Anatoly Uninsky ebbe l'idea di creare un dispositivo di trasmissione epiciclioideale in grado di sollevare in orbita attorno alla Terra milioni di tonnellate di merce senza usare razzi a carico. Lavorando attualmente per 10 anni, sviluppa prima generazione di tecnologia di stringa. Anatoly Eduardovich Uninsky è il nostro presidente,
del gruppo Skyway, membro dell'Accademia Russa delle Scienze Naturali, membro della Federazione Astronautica dell'Unione Sovietica, scienziato, inventore e fondatore della tecnologia innovativa per trasporto a stringa Skyway, autore di 140 invenzioni, autore di 18 libri e oltre 200 articoli scientifici, hanno premiato più volte. Quando ha cominciato il video, ha cominciato con lui. Abbiamo visto quanti premi ha, veramente un uomo, un ingegnere fantastico, e accettato ormai tanto anni dalla Russia. Cosa è Skyway? È molto importante anche questa notizia che Federazione Russa, il Ministero del Trasporto, ufficialmente ha riconosciuto Skyway. Skyway è una tecnologia innovativa, il veicolo viaggia ad alta velocità sulle strutture su ruote di acciaio, tra pali di stiramento fissi diritti. Skyway è stata riconosciuta come innovazione del XXI secolo, acquisendo in questi ultimi anni certificazioni e premi nazionali e internazionali. Skyway è un progetto che riunisce più di 180 professionisti e tecnici esperti nel campo delle innovazioni del trasporto. Ecco la certificazione che il Ministero dei Trasporti ufficialmente ha riconosciuto Skyway. E questo documento ho scaricato, certamente non è originale. Però se qualcuno vuole vedere posso passare, tranquillamente si può vedere, tutto russo, però in qualche modo si capisce se facciamo, usiamo Google Traduttore. Ecco, ufficio della progettazione, 15 uffici di progettazione uniti, più di 100 costruttori. Altra informazione ieri che ho sentito, ormai sono molto di più di 100, avvicinato 200, perché adesso l'azienda ha già anche progetti per cominciare e certamente fanno lavori per finire anche Ecotecnoparco, hanno sviluppato più ingegnere, hanno assunto più ingegnere e collaboratori. Cosa sono i vantaggi di Skyway? Ci sono tantissimi. Io ho messo 4-5 molto importanti vantaggi. Uno è rispetto all'ambiente, basso consumo di energia elettrica, possibilità di utilizzo delle energie rinnovabili, minima occupazione della terra fertile. Qui non usano più carburanti. Ecologia. Costo di costruzione 2 volte più economico della ferrovia e 4 volte delle autostrade. Meno consumo di carburanti. 1 chilometro di strada a stringa, 3-5 milioni di dollari. E veloce da realizzare. Sicurezza. Trasporto senza incidenti. Morti o traffico 5-10 metri sopra terra, resistente al cambiamento climatico e atmosferico, alluvione, acqua 10 metri, terremoto scala Richter 10, tsunami, onde a 20 metri di altezza, e vento 250 km per ora di velocità, molto molto resistente. Interconnesso. Possibilità di creare interconnessioni dirette con i mezzi di trasporto già esistenti. Sviluppo in territori difficili di raggiungere. Sto leggendo in chat che Claudio non vede le slide. Magari prova a usare un altro browser. Non lo so quale browser usi. Magari cambiare browser perché non lo so. Altri vedono, spero. Poi altro vantaggi. Riduzione costo del capitale per la costruzione. Ha bisogno di meno terra.
Non c'è bisogno costruire argini, pozzi, gallerie, ponti, cavalcavie. Il costo della struttura non cambia secondo le condizioni geografica e climatica. Riduce i costi di gestione. Necessità meno energia, meno costi di personale di supporto e non ha bisogno di manutenzione invernale. Queste cabine, non tutte, però maggior parte, possiamo viaggiare nel futuro senza guidare, perché usando un sistema di navigazione che è collegato con satellitare. È una cosa incredibile, una tecnologia fantastica che mi ammira ogni giorno. Più studio, ammira sempre di più. E non ha bisogno di manutenzione invernale. Possono viaggiare le persone anche se c'è ghiaccio, c'è neve. Non importa più, anche se un altro paese c'è sotto 0, 15 o 20 o magari anche 40. Non ci sono più limiti. Componenti della tecnologia Skyway, la tecnologia molto 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 più complicato, però io ho messo un paio di slide per farvi vedere la struttura. La struttura è molto molto resistente, come ho parlato prima. Questi sono componenti che lavorano insieme. Se uno di questi non c'è, il sistema non funziona. Molto importante sono le ruote. La struttura sopraelevata aumenta la sicurezza del trasporto di 100 volte impianto frenante antideviamento, 10 volte più sicuro rispetto a qualsiasi altro sistema. Pensate che questa ruota, dentro c'è un magno che genera anche energia. È una cosa veramente eccezionale. Tipi di trasporto. In video, quello che ho messo all'inizio, abbiamo trovato un video nuovo che ha fatto vedere un po' come sarà il futuro tra paio d'anni, 10 anni, come possiamo utilizzare queste cabine, questi treni. Allora, c'è trasporto urbano e sopraurbano, perché possiamo viaggiare in città o aeroporto. Velocità 150 km per ora. Poi c'è trasporto di merci. Qui velocità 120 km per ora. Poi c'è trasporto extraurbano e altra velocità. Sistema di trasporto ad altra velocità 500 km per ora. Se secondo livello è stato progettato per il trasporto di passeggeri tra le città, province e regioni all'interno dello stesso paese. Confortevole, sicuro e veloce. Poi ci sono altri tipi. Questo si chiama STU, un camion autocarro. Merci per il trasporto di altre capacità di carico alla rinfusa, fino a 100 miliardi di tonnellate all'anno. Carico e scarico terminali automatizzato, anche come avete visto in video. Negozio di riparazione energia. Comunicazioni, controllo automatico e certamente possono utilizzare in industria, trasporto di minerali e carbone e legno e altri. Poi c'è il Seaport Skyway, la possibilità di posizionare la STU porta in alto mare sulla scaffale. La profondità dell'acqua di mare del porto 20 metri. Distanza dal porto del mare all'interno e all'esterno delle acque territoriali da 1 chilometro a 10 chilometri e altro ancora. Il numero annuale di passeggeri in transito da 1 milione di persone. Il volume annuale di movimentazione merci industriali fino a 250 milioni di tonnellate rispetto a quello che c'è adesso è molto molto più volte di più con questa tecnologia. Poi c'è un progetto e progetti di sviluppo.
Progetti di sviluppo STU sono progetti innovativi, strutture edilizie interi e dei loro singoli componenti, come avete visto anche su piccola foto, la piccola foto, e ponti stradali, ponti ferroviari, ponti pedonali, grattacieli, piste di campi di aviazione e aeroporti. E qui possono realizzare le strade e montagne, foreste della taiga e jungle, dove prima non c'era niente, non potevano entrare neanche. Un paio di slide delle cabine, questo si chiama Unibus, e questo che sostituirà praticamente il pullman. Poi questi sono i contenitori che mettono per un trasporto merci, trasporto di merci. E questo è un e-bike che possiamo utilizzare anche da solo, anche in due, massimo tre persone sarà. Ecco, adesso parliamo un po' il nostro ecotecnoparco, che tanti chiedono cosa è Ecotecnoparco, cosa sarà, perché è importante, come funzionerà. Allora, questo Ecotecnoparco hanno cominciato a costruire tantissimi anni fa. Il primo non è stato subito costruire un Ecotecnoparco, però era un poligono sperimentale. È un terreno dove hanno fatto praticamente un test di resistenza. Nel 2001, scusate, nel 2001 è stata costruita la prima tecnologia Skyway sperimentale a Ozari, città situata vicino a Mosca. Alessandr Lebedev, ex governatore della provincia di Krasnoyarsk, ha contribuito personalmente alla realizzazione del progetto di Anatoly Uninsky, è stato utilizzato come sito di test delle infrastrutture. Ecco un paio di foto quando hanno cominciato le prove, che hanno messo su un grande macchina, che è forte e pesante, per capire la resistenza. Ecco il nostro Ecotecnoparco. L'Ecotecnoparco è situato in Bielorussia, su un terreno di 36 ettari, vicino alla città marina Gorka. L'attuale progetto è la costruzione dell'Ecotecnoparco, il centro ufficiale di brevetto che sta lavorando alla realizzazione pratica e alla relativa dimostrazione delle tecnologie innovative Skyway. La costruzione dell'Ecotecnoparco assicura che dal mero progetto teorico, tecnologia di stringa, si passi alla pratica realizzazione e alla commercializzazione della Skyway Technology. Ecco un'immagine come sarà questo Ecotecnoparco, è 15 km. Qui praticamente installano quattro linee che possono utilizzare anche quello treno molto veloce, anche di merci e anche un e-bike. Sono più varie linee che adesso brevettano queste cabine. Ecco perché è molto importante il nostro progetto, perché finire questo Ecotecnoparco possono vedere i stati, anzi, anche se ancora non è finito, ogni settimana, ogni mese vanno a vedere, hanno una delegazione prenotata, un appuntamento privato, che vanno a vedere Ecotecnoparco, come sarà la tecnologia e come possono utilizzare. Le fasi di costruzione di questo Ecotecnoparco sono 15. Adesso siamo all'ottava fase, che all'inizio ho detto che tra poco passiamo alla nona fase.
E questo significa che avviciniamo sempre il finire e costruzione. All'inizio, come avete visto, che ha cominciato 1978, poi c'era un molto molto lungo periodo, un sviluppo tecnologico, poi 2014 hanno cominciato a costruire il nostro ecotecnoparco. Poi 2015 e 2016 praticamente dal disegno sono arrivate costruzione. E adesso siamo 2017, che è molto importante questo anno, perché questo anno è un certificazione, è un periodo di certificazione e dimostrazione che praticamente hanno già il Unibike, ci sono prototipi per installare sulle linee che gli stati e delegazioni possono vedere. Poi certamente dopo 2017 comincia il fase di diffusione delle tecnologie in tutto il mondo. Sono preordini, possono utilizzare certamente anche la tecnologia, costruzione di altri paesi. Paio di immagini anche come sarà realizzato. Ah, molto molto importante notizia anche questo, che ancora non è confermato la data precisa, però o 17 giugno o 14 giugno sarà un grande evento a Minsk, proprio dove c'è Ecotecnoparco. Un ecofestivale si chiama, dove tutti noi possiamo andare a vedere questo fantastico parco. E lì già vediamo anche installato quattro linee e anche un e-bike e altri cabine per vedere anche con i nostri occhi, perché tanti sono così, finché non vedo non credo. Adesso sarà una grande festa, così già chi vuole venire serve organizzare un po', perché i voli a Minsk ci sono quasi dappertutto. Io ho già controllato i voli, però sono limitati, non sono tanti tanti voli. Io non vedo l'ora esserci là. Faccio un video, faccio vedere un video dove vedete un po' immagini di Ecotecnoparco. Thank you.
Ecco, era il video. Io non vedo l'ora a vedere con i miei occhi, veramente. Non vedo l'ora. Speriamo che arrivi presto questo momento. Poi, perché è importante, come ho detto, costruire questo ecotecnoparco? Perché il nostro business dipende da costruzione che finalmente gli stati possono vedere e la tecnologia sarà brevettato e già ci sono tanti stati che hanno un contratto con Skyway. Sono preordini, molto importante per noi perché praticamente l'azienda deve produrre il profitto e solo di questo può fare, di preordini. Per fortuna ci sono già tantissimi, uno di Europea Unione che vuole realizzare una pista ad alta velocità Londra, Berlino e Mosca, un altro grandissimo progetto da Australia, una pista ad alta velocità Melbourne, Sydney, Brisbane, Russia ha due grandi progetti ormai e anche già stanno facendo, Bolivia, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, che loro sono veramente interessato per questa tecnologia, riguarda anche perché loro possono utilizzare anche energie rinnovabili, perché prima ho dimenticato dire che come fanno a muovere queste cabine? Skyway non è solo una tecnologia di trasporto. Skyway anche chi crea fabbriche per costruire pannelli solari, perché questi treni o queste cabine funzionano così, che devono mettere il tot chilometri X pezzi di pannelli solari piccoli che creano energia. Poi usano anche il vento. Così praticamente le ruote che dentro c'è un magno che già genera un'energia, più un altro pannelli solari che generano energia, più profondamente non lo so spiegare, ne fanno muovere queste cabine. Però è molto importante che di 100% di energia rinnovabili che crea praticamente pannelli solari, per muoversi il treno bastano solo 20%. Allora, altro 80% possono vendere. E dove vendono? Certamente nei paesi che attraversa la stringa, attraversano il trasporto dappertutto. E questo è un altro progetto di Skyway. Poi certamente ci sono altri, che ancora sarà più avanti, se è una sorpresa. Poi c'è un altro grande interessato paese, è Abu Dhabi, scusate. Loro vogliono realizzare, come avete visto sulle foto, una città lineare che praticamente collegando l'isola e la terra entrando nell'acqua, veramente fantastico. Ecco un altro progetto che già stanno facendo, una strada, arrivare all'aeroporto e San Pietroburgo. Roadhook è un ex ministro di trasporto Australia. Australia praticamente è il primo paese del mondo che ha fatto contratto con Skyway. Ogni mese sono là per capire e studiare la tecnologia per costruire in Australia. Quest'anno loro già cominciano a costruire i primi chilometri. Poi ci sono anche altri paesi. Sono stati lì a Turchi, una delegazione a Turchia. Poi prossima settimana vanno lì una delegazione molto importante da Emirati Arabi Uniti e marzo anche una delegazione di Germania, da Germania. Sono tantissimi paesi che già
sono interessati. Ecco, la mia parte finita e adesso passo la parola a una donna fantastica che mette tutto il cuore in questo progetto. Ha creato un gruppo fantastico in poco tempo e aiuta tantissime persone. E in mano andiamo sempre avanti a più profondità e è così. Ciao Gabi. Ciao, buonasera a tutti e grazie a Bea per avermi presentato bene. E anche lei è una persona veramente molto impegnata in questo progetto e veramente ci sta aiutando tanto. È importante avere comunque tutte le persone un punto di riferimento e lei è questo, lei è il nostro punto di riferimento. Ok? Allora, il mio compito è presentare l'opportunità. Adesso avete visto tutte le informazioni dell'azienda, del progetto, eccetera. Allora, perché siamo qua adesso a parlare di questa cosa? Perché naturalmente tutti i tipi di progetto hanno bisogno di finanziamenti e denaro per poter realizzare, naturalmente. Allora, infatti all'azienda si è affidato diverse società finanziarie per raccogliere i fondi con l'assist crowdfunding e di poter realizzare più presto possibile di questo progetto che avete visto già che comunque è già in corso. Perciò non si tratta di un progetto che inizierà fra 20 anni, fra 10 anni, eccetera. Perciò già in corso, stiamo già sul campo. Ecco. Allora, noi collaboriamo con Skyway Capital, che è una società finanziaria, e la nostra opportunità è poter investire, dare un sostegno economico, ma morale e personale, praticamente anche di seguire questa informazione. E perché più siamo, più diamo a mano questo progetto, più andrà bene per tutti. Oltre che se si realizza il progetto avrà un sacco di vantaggi per le persone, anche chi non investe, ma per gli investitori ancora di più. Ok, allora Skyway Capital, un marchio commerciale, non è ufficiale della società. Per Skyway Invest Group Ltd. Gruppo di investimento Skyway Capital è un fondo di investimento indipendente, piattaforma di investimento finalizzata ad una cooperazione a lungo termine con il gruppo Skyway. Il compito principale del fondo è convogliare investimenti per lo sviluppo dell'ecotecnoparco. L'accordo di cooperazione è stato firmato il MINX 14-12-2014. Come avete capito, infatti, il progetto attuale è Ecotecnoparco. Noi stiamo investendo per poter realizzare 100% questo Ecotecnoparco, che è un parco test, una parco dimostrativa, che sarà anche un parco turistico. E questo è il più importante passo a compiere, perché dopodiché arrivano da tutto il mondo investitori grandi. Prenotano il progetto e poi avete già capito, l'obiettivo è creare grande fatturato per poter poi beneficiare. Skyway, come può cambiare la nostra vita? Prima di tutto, un vantaggioso investimento azionario. Le azioni della società, fino al rapporto 1 a 500, possono essere acquistate. Dopo l'entrata in borsa, possono raggiungere un aumento di oltre il 1000% del valore. Questo significa, questo rapporto 1 a 500 vuol dire che si può acquistare queste azioni da 500% in meno del suo valore nominale. Adesso ormai questo rapporto è diminuito, perciò 1 a 180 fino a 230-240 massimo.
e troverete nel vostro back office una tabella riguardo di questo. Dipende che pacchetto volete acquistare, potete studiare e quale pacchetto è più conveniente. Seconda opportunità, dividendi per la vita. In proporzione al numero di azioni possedute si avrà una retribuzione diretta proveniente dai dividendi. Proprietà intellettuale, esperto indipendente, dicono che il valore stimato della tecnologia è di circa 400 miliardi di dollari. Essere coproprietario di una società globale, con il possedimento delle azioni si possiede una parte della società di trasporto più grande del mondo. Ripetendo, riassumendo, abbiamo due grandi opportunità: dare sostegno economico di questo progetto e conquistare delle azioni molto vantaggiosi. E secondo, avere dividendi per la vita, perciò registrando, essere registrati come coproprietario dell'azienda. Vuol dire che regolarmente, e da quando avranno già fatturati, che ci sono già, cominciare a prendere i dividendi. Non è quello più importante, obiettivo più presto, veloce, entrare alla borsa. Certamente sì, però avere grande fatturato, avere più progetto possibile che vanno fuori, che cominciano a costruire. Questo è l'obiettivo più importante. Il gruppo Skyway ha diversi compagnia e dei componenti, praticamente quello che possiamo adesso conoscere. Skyway Technologies, CEO, Global Transport Investments, Eurasia Skyway System Holding Limited, Unisky Corporation, Skyway Invest Group, SRIG, e Skyway Capital. Ecco qua, sono i nostri pacchetti di investimento che io già conosco molto bene. E questi sono pacchetti, e questi sono i più grandi. Ok? E naturalmente, piuttosto per imprenditori, per chi vogliono solo investire, senza magari fare la rete, vogliono fare un investimento. E poi lasciare lì e aspettare che maturano e possono avere beneficio. Allora, questo è Nero Limo Trans, questo è molto, molto be bello perché è un pacchetto memorandum, perciò oltre alla persona che investe riceve anche una moneta che naturalmente è molto particolare, unica, che avrà un grande valore sicuramente nel tempo. Qua l'azienda prendi alla persona che praticamente fa tre acquisti con 1.000 dollari e tre volte 1.000 dollari e riceva sempre di più, sempre di più. Perciò sicuramente questo pacchetto, diciamo in proporzione, sarebbe molto più vantaggioso. Naturalmente bisogna vedere, ognuno deve vedere il suo portafoglio. Vedete qua i pacchetti molto importanti qua. 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 il massimo di investimento e sì, direttamente nell'Eco Tecnoparco. Qua ci sono diversi pacchetti per tutte le tasche, è più piccolino l'estate, 250 dollari, che si può pagare attualmente, perciò 25 dollari per 10 mesi. Il senior 50 per 8 mesi e 400 dollari totale, i study 100 dollari per 10 mesi, 1000 dollari totale. E questo pacchetto penso che anche per una famiglia, anche chi lavora comunque anche una dipendente, penso che è già un pacchetto molto interessante perché per 1000 euro, 1000 dollari e 100 dollari al mese, come la famiglia quasi una volta man vanno a mangiare una pizza e con tutto compreso, comunque avete già pagato, e 150.000 titoli. Ok? Questo pacchetto già un qualità prezzo abbastanza buono. Allora,
prossimo pacchetto business, e questo è 1800 dollari, e si può pagare anche se sempre annualmente, 200 dollari per 9 mesi. E queste persone che vogliono anche fare business, però vogliono ancora di più, che dicono, come dico anch'io, stringo un po' la cintura, però se veramente possiamo praticamente beneficiare questo business, allora facciamo e veramente cerchiamo di approfittare. Io anche ho fatto questo pacchetto, anche questo, perché ho visto che con questo già qualcosa si può sognare, si potrà avere qualcosa in più. Ok, business start, 300 dollari per 2 mesi. Questo pacchetto è particolare perché vedete che tutti i pacchetti ci sono additional bonus, altri pacchetti additional bonus si riceve se al momento dell'investimento entro 30 giorni si attira 2 nuovi investitori. Si ricevono questi bonus additivi che sono molto molto interessanti. Questo pacchetto invece si riceve a bonus subito 24.000 se si paga subito 2 mesi. Perciò anche questo è un bel pacchetto. Ci sono pacchetti per i bambini fino a 17 anni, studenti. Anche qua sicuramente chi ha un po' di famiglia e qualche bambini, e pensate anche ai vostri bambini che magari avranno un futuro più roseo. Poi ci sono altri pacchetti molto interessanti, 500 dollari per 10 mesi, eccetera, eccetera. Poi potete guardare tutto nel vostro back office. Ci sono questi blu in fondo, che questi sono molto interessanti, diciamo, questo disco di vedete qua. Per esempio, questo è l'ultimo 230, quello che ho spiegato prima, 1 a 500 di rapporto, e questo è il più alto rapporto perché 1 a 230. Naturalmente va a 500 dollari per 10 mesi, però più anche 3% il totale di tutte le somme dei titoli. Perciò il rapporto aspetto gli altri è molto più vantaggioso. Poi comunque ognuno, tutto il pacchetto potete vedere bene nel back office. Allora, sicuramente tanta persona chiede, vabbè, ci sono queste cifre di 22.500, 40.000, 315.000, eccetera. Ma cosa significano questo di denaro? Allora, praticamente l'azienda è stabilito che quando entrerà l'azienda ufficialmente nel mondo finanziario, nella borsa, e entrerà con un dollaro. Perciò questo significa che un titolo un dollaro. Perciò potete fare i vostri conti, cercate di magari scrivere o pensare cosa desiderate nella vita ottenere. E se questo progetto potrebbe dare un po' di aiutino per realizzare, allora fate la vostra scelta e sicuramente sarà molto vantaggioso e vedete già ha risultato questa azienda, già ci sono progetti già pronti a poter portare al mondo, perciò il rischio siamo i fuori ormai, il rischio non c'è più. Perché davano tantissimo, ancora di più, 1 a 500 proprio perché naturalmente le persone hanno avuto fiducia nel progetto, negli Uriensky che ha 38 anni che studia questo progetto. Perciò chi ha fatto questo 3 anni veramente magari ha rischiato di più, quel senso che rischiava, beh, giustamente chi inizia questo lo sa che non è un rischio, però chi non conosce, sì, io mi fido, investo, aiuto e dado sostegno questo progetto, però noi siamo la parte più fortunata per quel senso che siamo in ultime fasi della realizzazione dell'ecotecnico parco, per capire che se qualcuno sicuramente ha avuto questa domanda. Allora adesso ci sono questi pacchetti nuovi che ancora più vantaggiosi e che praticamente oltre che l'importo base che ricevete dal vostro importo, se pagate subito due rate,
piuttosto di uno pagate subito due rate, allora prendete anche il bonus aggiuntivo. La differenza è che qua senza avere due referenze. Naturalmente, se condividete, sempre avete beneficio economico, che dopo questa parte, dopo parliamo anche di questo, però sicuramente guadagnate ancora di più, perciò finché dura ne approfittate, fate vedere ai vostri amici e familiari, non si sa quanto dura, perciò espandete la voce. Okay. Allora, quando abbiamo pagato l'importo del pacchetto, abbiamo accettato, firmato elettronicamente in contratto, riceviamo un certificato. Qua vedete l'immagine del certificato, questa è la prima fase, che ci sono tre fasi. Ok? E noi che non abbiamo saputo ancora, abbiamo visto questo, abbiamo pensato subito che abbiamo già certificato, invece dopo ci sono arrivate altre formule. Ok? Infatti, quando vedete cancellato, vuol dire che è già arrivato la seconda fase della registrazione. Okay? La prossima fase, quando il nostro certificato che troviamo nel sito personalizzato sarà segnato come cancellato. Questo caso significa che First Sky Invest Group e Letti Discavi e Capital consegna la nostra azione in Whiskey Corporation dove registrano le azioni. Okay? Questa è l'ultima fase, è così che devi essere con questi colori. L'ultima fase è quando l'Eurosia Sky il System Wording Limited manda in stampa dello Stato della Russia le nostre azioni. Il certificato in carta filigranata con un ologramma. Questo certificato speciale può essere spedito a casa vostra al costo di 10 dollari. Allora, adesso faccio vedere qualche azienda che adesso sono diventati colossali, però quando sono partiti. E chi ha saputo di questa opportunità, perché più o meno fanno le stesse opportunità le persone, poter prenderne in parte e dare sostegno economico, come adesso stiamo facendo noi. Okay? E credo che il nostro progetto sarà il prossimo Google, tra virgolette, capite? Sicuramente quello che volevo dire. Vorrei dire. Il Google, per esempio, nel 98 il Sheraton ha investito 100 dollari in Google. La quota di oggi è stimata a più di 1 miliardo di dollari. Per 10 dollari investimento in 16 anni è cresciuta più di 99%, 990%, che è 5.208% al mese. Solo 10 dollari investito nel Google, 16 anni dopo, ha avuto valore di 100.000 dollari. Capite? Non è importanza che investite poco o tanto, cercate di informare, avere fiducia nel progetto informandosi, naturalmente, che trovate tutto nel back office, sotto il titolo documenti, veramente tutto, tutto, e così la fiducia arriva a avere tutte le informazioni necessarie. Ok? Trasmettete questo messaggio a vostri conoscenti, anche ai vostri registrati, perché solo così possiamo andare avanti a condividere più persone possibile, perché è il nostro obiettivo, anche questo, perché più si ama, più realizza tutto. Allora, Apple. Tutti conosciamo Steve Jobs, Steve Wozniak e Ron Wayne erano fondatori Apple, però in esito e 2 settimane dopo ha venduto la sua quota di 10% a 800 dollari. Il 10% di Ron oggi ha un valore di circa 55 dollari. Si tratta di un aumento di 68.749 volte. Pazzesco. I 8 dollari dopo 38 anni adesso vale 500.000 dollari. Alibaba, anche qua, e adesso non leggo tutto quanto, comunque prima l'investimento era 60.000, valore di oggi 231 miliardi, e 100 dollari dopo 18 anni ha un valore di 1.782.500 dollari, capite?
Poi conosco un'altra azienda che è un'altra azienda, un po' per parlare del mio esempio, che ho collaborato per 16 anni solo con l'azienda, e se sapevo di queste cose che esistono, se investivo dall'inizio, allora lo sono di economy, però ha un titolo a valore di 100 dollari. Ecco. Adesso ho finito, grazie per la vostra attenzione. Se avete qualche domanda, fatelo e dopo iniziamo a parlare anche del piano di marketing. Ciao. Ecco, grazie mille. Io volevo ancora leggere un po' di notizie, che cosa è successo questa fase di ottavo. Magari non tutti hanno seguito questa fase perché sono iscritti da poco, non hanno avuto notizie praticamente che questa fase di certificazione era molto molto importante. Vorrei leggere una notizia che hanno detto ieri, che c'era una conferenza con un Sergei Sirbiakov, il signore Sergei Sirbiakov, un membro del consiglio di amministrazione di Skyway Capital. E che lui ha detto che praticamente questo ottavo fase è la certificazione del trasporto su monotrottaia. Il contemporanea con il Gobi, sento Gobi, Sì. puoi spegnere perché sento che fa rumore, io Scusa, siamo sì. collegati. Grazie, scusate. In contemporanea con l'uso del materiale rotabile su monorotaia, si è giunti alla fase finale dell'approvazione della procedura di certificazione del sistema sopracitato. Nel dicembre 2016, Skyway, società di progettazione, stipulato un accordo di collaborazione con il Centro Tecnico Scientifico dell'Istituto di Ricerche Scientifiche e con il Centro di Ricerca e Formazione della Standardizzazione, Certificazione e Formazione Sistema del Politecnico Universitario di San Pietroburgo. Questi istituti in collaborazione hanno svolto le prove ambientali della struttura del sistema del trasporto, hanno misurato il livello della rumorosità esterna e interna durante il movimento. Sono state rilevate le caratteristiche dinamiche della trazione e della frenata, sono state effettuate le prove della sicurezza elettrica e antincendio. Le prove statiche e dinamiche della solidità del mezzo unibike e molto altro ancora. Il sistema di gestione è stato collaudato in collaboratorio e nella realtà. La costruzione di Ecotecnoparco nell'ottava fase, la costruzione nel centro di collaudo e di certificazione di Skyway è giunta al traguardo. È finita la costruzione della struttura della mamma mia, della stringa monorotaia e dei sistemi di supporto. Si stanno effettuando i lavori di rifinitura. Le autorità statali hanno messo a disposizione il terreno dove si costruirà un percorso per alta velocità di 16 km su quale Skyway può sviluppare una velocità fino a 500 km per ora. La commercializzazione del progetto, la fase che sta per finire, si caratterizza
per la crescita in tecnologia e di immagine Skyway e di interesse commerciale sulla scena internazionale. I rappresentanti di Russia, Turchia, Filippine, India, Australia e Canada hanno visitato i laboratori e del Ecotecnoparco e di Skyway. I rappresentanti hanno stipulato una serie di accordi di collaborazione, sono state aperte le nuove direzioni nell'ambito di cooperazione, ci stanno discutendo i nuovi progetti edilizi. E scusate che adesso che è tra un'ora fa che ho ricevuto queste notizie. Ecco perché ho sbagliato, perché la tecnologia per me in italiano è un po' difficile, scusate. Però che volevo dire che questa fase per certificare la tecnologia, che questi strumenti sono sicuri, veloci e praticamente brevettare questa tecnologia era proprio molto importante. In nona fase succederanno altre cose che tra poco comunicano cosa sarà, cosa pensano fare in nona fase, nona fase. Però questa fase praticamente è più importante di tutto 15. Grazie mille. Se avete qualche domanda. Ah, un'altra grande notizia, che prossima settimana, il 16 febbraio, facciamo un webinar internazionale con Sergei Sirbiakov, che è un direttore di Skyway Capital. Alle 19 la sera comincia la conferenza e possiamo ascoltare certamente in 5 lingue e anche in italiano. Chi ha possibilità a venire, sentire, e sarà molto molto importante, perché lui dava informazione che praticamente, guardando il nostro business, la nostra azienda, è molto molto importante. Intanto dopo ancora comunichiamo e mettiamo su chat Facebook il link. Che vuole comprare un pacchetto da quello tutto è un pezzo per caricare il back office, è vero di avere un cache limitato? Allora, Stefano, io consiglio, perché si può adesso, chi ha una cifra di 5.000 dollari, minimo 5.000 dollari, si può fare un bonifico. Scegliere ADV Cash come processore è molto molto più conveniente. Può fare più volte, magari fa un bonifico più volte. Poi possiamo mettere nel back office da là. E poi di nuovo rimanda i soldi. Però se ti serve, chiedo le coordinate, i costi e il tempo, come si fa il bonifico, così allora sarà risolto. Ti chiedo le coordinate. Perché ancora ieri che ho ricevuto le coordinate. Solo per bonifici minimo 5.000 dollari si può fare il bonifico, 5.000 e su. Per 1.000 dollari, 2.000 dollari, purtroppo l'azienda non ha messo a disposizione un bonifico. Hanno detto che è più sicuro fare un ADV Cash, che è più semplice e costa meno. Altre domande? Quindi con la ADV Cash basta farlo più. Sì, però prima volta quando facciamo un bonifico su ADV Cash serve fare una foto che loro mandano un codice sul nostro email e serve fare un selfie
guardandole, se si vedono il codice e il nostro passaporto o carta d'identità. Questo solo prima volta, perché loro vogliono garantire che chi ha fatto bonifico è la stessa persona. Però dopo no, dopo non serve fare questa procedura. Dopo si fa bonifico come si vogliono. Sì, una verifica proprio che è proprietario è uguale. Però domando le coordinate, chi fa pagare in euro, quanti giorni ci mettono, quante commissioni. Domani ti do la risposta. Ok, domani ti faccio sapere i costi e tutto quanto. Altre domande?